Compie 90 anni l'aeroporto militare di Bari Palese. Il 12 ottobre, infatti, è stato il 90° anniversario dell'inaugurazione, avvenuta nel 1930, in piena epoca fascista, alla presenza dell'allora ministro dell'aeronautica Italo Balbo. Fu dedicato prima al principe Umberto di Savoia e poi a Jacopo Calò Carducci, aviatore barese morto in Libia nel 1939. Lo scalo fu poi utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale dall'aeronautica militare italiana e anche dopo la liberazione gli alleati lo usarono per lanciare alcune operazioni verso il nord Italia e il centro Europa, ancora occupato dai nazifascisti. In occasione dell'anniversario è stata realizzata una targa commemorativa che riproduce tutti i distintivi dei reparti che hanno sede nell'aeroporto militare, legandoli idealmente ai 90 anni di storia celebrati. Vediamo adesso alcune immagini dell'epoca, messe a disposizione dall'aeronautica militare. Sul palco delle autorità il sottosegretario per l'aeronautica Raffaele Riccardi, in rappresentanza del ministro Balbo, il podestà e l'arcivescovo di Bari. Il programma prevede una nutrita manifestazione aerea. Un aviatore tedesco sale a bordo di un Klemm 28 che si appresta a compiere la sua esibizione. Il pilota decolla, fa qualche passaggio sul campo, poi esegue un tonneau. Ed ecco che proprio nella fase del volo rovescio, un paracadutista si lancia dal velivolo. La cosa per l'epoca era strabiliante. Ma c'è una sorpresa finale. Non si tratta infatti del solito spericolato in vena di prodezze, ma di una giovane paracadutista. In chiusura, una numerosa formazione di CR-20 stupisce il pubblico con una splendida esibizione dalla perfetta geometria di volo.